Ciao a tutti ragazzi, sono Antonio, benvenuti nel mio garage, nel mio canale YouTube. Oggi ritorniamo sul discorso rulli o massette o pesetti per il variatore del nostro Honda Forza 300. Se vi ricordate, se avete visto, se no andatevelo a vedere, nel cambio cinghia rulli e frizione tagliando dei 48.000 misi i rulli poligonali. Rulli poligonali che purtroppo non ho trovato più leggeri, perché la Dottor Pulley consigliava quelli da 16 grammi, dato che vanno messi più leggeri rispetto a quelli originali, e gli unici che ho trovato, non originali ovviamente, l'ho pagati di meno, su AliExpress li volevo provare, erano da 20,5 grammi. Che cosa diciamo ho notato e cosa vi posso raccontare di quei rulli? Allora, innanzitutto il discorso di una velocità massima maggiore è vero, perché per la forma che hanno i rulli stessi consentono una chiusura del variatore lato ventolino maggiore, quindi un'escursione della cinghia maggiore. E si è tramutato in pratica in un numero di giri minore rispetto a prima a parità di velocità. È come se avessi allungato leggermente i rapporti. Quindi a mezzo nuovo, originale, 140 ero sugli 8.000 giri precisi. Adesso a 140 sto a circa 7.650, top. Il che significa che a 8.000 giri, che era il regime massimo raggiungibile allora col mezzo originale, adesso a 8.000 giri sto a 144-145 km/h. Il beneficio qual è? Non è nella velocità massima, ovviamente non era quello che mi interessava, ma ho viaggiato molto, adesso sto quasi a 60.000 km, quindi ne ho fatti 12.000 con quei rulli lì. Ho viaggiato in autostrada 120-130 stressando di meno il motore, quindi avendo un numero di giri più basso rispetto a prima e quindi riuscendo ad avere velocità autostradali anche di lunghe percorrenze. Quando sono andato in Germania siamo stati sempre sui 120-130, il motore era molto molto più rilassato e meno stressato rispetto a prima. È vero pure che i rulli che ho cambiato, che quelli che ho tolto originali Honda, che a 48.000 erano proprio quelli di primo equipaggiamento, perché a 24.000 non furono cambiati, a 48 erano usurati in maniera veramente regolare, erano perfettamente rotondi tranne alcune striature, quindi si sono consumati bene. Ovviamente il diametro esterno si era ridotto dovuto all'usura. Quindi si è usurato in maniera uniforme, però il diametro si è ridotto e questo ha comportato ovviamente nell'utilizzo di tutti i giorni un'escursione minore del variatore. Ora, io ho voluto provare questi poligonali che vi consiglio, però vi consiglio quelli originali della Dottor Pulley, dove vi dà la possibilità di scegliere la grammatura giusta e vi consiglia anche, in base al mezzo che avete, quale grammatura loro consigliano. Il motivo per cui oggi voglio riaprire il variatore e innanzitutto controllare lo stato di usura di questi rulli per capire se la qualità cinese è valida o meno di questi rulli qua che ho preso, e due perché ho constatato un'accelerazione meno pronta ai bassi giri, quindi partenze da fermo, dovuta al fatto che le masse comunque erano pesanti, quindi più pesanti dei rulli originali. I rulli originali del Forza 300 sono da 19 grammi, i rulli che ho messo sono da 20 grammi e mezzo, quindi peccavano un po' in accelerazione. Il rullo da 16 grammi che consigliano per il poligonale sul nostro mezzo serviva proprio ad avere una, diciamo, un'accelerazione più pronta, però grazie alla loro forma riuscivano a dare un'escursione maggiorata del variatore. Quindi oggi aprirò con voi di nuovo il variatore, controlliamo lo stato di usura dei rulli così vediamo come si sono usurati, se si sono usurati, e poi voglio fare una prova
Vedete che a me piace smontare, provare e farvi sapere poi come mi trovo, quindi faccio io le prove per voi. Ho preso dei rulli della Malossi, che vi lascio il link in descrizione, da 18 grammi, quindi un grammo più leggero rispetto a quelli originali. Dato che sono 6 rulli, in tutto avremo 6 grammi in meno sul totale, insomma. Quindi andrò ad aprire il variatore e ci vediamo tra poco. Allora, ragazzi, i rulli sembrano non consumati, quindi effettivamente quello che si dice, cioè che l'usura è minore rispetto a un rullo normale perché la superficie d'appoggio è maggiore, effettivamente è vero. Non hanno usure particolarmente strane, se non la parte dove magari scorre un po' di più sotto, però la parte sopra, quella di contatto, è perfetta. Quindi la qualità è buona, ottima. Quindi adesso provvederò a dare una pulita, do una scartavetrata alle massette della frizione e metterò i malossi. Variatore pulito, rulli messi. Allora, i rulli Malossi, a differenza di quelli originali, almeno il modello che ho preso io, non ha una faccia ricoperta dalla plastica e l'altra libera. Entrambe le facce metalliche, intendo, sono protette dalla plastica, quindi in questo caso è indifferente metterla in un modo o nell'altro. Io le ho messe comunque tutte con la scritta verso la parte che impatta sul metallo in fase di rotazione. Quindi andiamo a mettere il piattello, anch'esso pulito, spinotto, e vado a chiudere il tutto. Abbiamo rimontato il tutto. Vi ricordo di non stringere mai con la chiave a percussione, quella pneumatica, il bullone dell'albero motore, perché rischierete di fare danni. Quindi usate sempre la chiave specifica per volano, dinamometrica. La coppia vi ricordo che è 83 Nm il ventolino e 74 il correttore di coppia. Una volta serrato tutto alla giusta coppia, come al solito vi consiglio, prima di richiudere il tutto, di fare una prova mettendolo in moto e facendo lavorare il variatore, quindi date un'accelerazione, mollate, spegnete e chiudete tutto se tutto va bene. Il variatore lavora bene. Adesso chiudo tutto e vado a provare lo scooter con i nuovi rulli e vediamo come va. Le sensazioni. Bene ragazzi, allora io ho fatto una buona prova. Allora devo dire che con i rulli da 18, quindi un grammo in meno rispetto agli originali, in realtà abbiamo un'onda forza quasi stock, ma con quel brio in accelerazione in più che mancava al Forza 300 originale. Quindi per adesso promosso. Sono soddisfatto veramente perché penso di aver trovato il giusto compromesso tra le prestazioni originali e quell'accelerazione leggermente in più, che poi è quella che mi mancava nei vari passi di montagna quando viaggiavo in due o a pieno carico. Adesso vi metto a video, anche se è difficile farvi provare le sensazioni che provi alla guida, però potete capire dal numero di giri e dalla lancetta della velocità, nel modo in cui sale, potete capire, quanto ho migliorato in accelerazione. Faccio spegnere le spie.
Partenza da fermo. L'immagine è un po' ballerina perché non ho lo stabilizzatore purtroppo qui. Pronti? Via! Bene ragazzi, spero di essere riuscito in video a trasmettervi le sensazioni che ho provato io. Lo scooter è nettamente migliorato, pur mantenendo l'elasticità e l'erogazione quasi stock, però come vi dicevo l'accelerazione è nettamente migliorata. Non abbiamo l'effetto fuori giri che avremo con rulli da 14-15, ho visto che qualcuno li monta, però salirebbe troppo di giri e non è quello che interessa a me. Quindi promossi, vi lascio in descrizione il link per l'acquisto dei rulli malossi che ho preso, la chiave blocca volano e se riesco a trovarvi una buona dinamometrica a un prezzo contenuto ve lo metto sempre in basso. Bene ragazzi, grazie di aver visto il video, mi raccomando iscrivetevi, mettete un like e condividete. Alla prossima!